no, però Vivio, perdonami, prima del pareggio con l'Empoli scorsa settimana, che la Juventus gioca in 10 contro 11, la Juventus veniva da 8 vittorie consecutive. Quindi però voi parlate, va voi bene parlate l'espressione tanto del gioco, ma poi penso che nel calcio continuino sempre i risultati. Io sono d'accordo. Voi parlate tanto dei giocatori, delle società, però voglio farvi una domanda. Io l'ho vista la partita, stranamente. Sì, mo casca, mo nevica. E infatti, nevica scarpe. Ma io ne ho fatte abbastanza di Inter-Juve. Ma sai cosa mi è spiaciuto? Dico la verità, per i tifosi, sai cosa mi è dispiaciuto? Sono sincero, giuro, poi magari qualcuno mi attaccherà. Che brutta partita. Che brutta partita. Cioè io da Inter-Juve mi aspetto molto di più, a livello proprio di spettacolo. Cioè lì ti fai vedere, lì punti l'avversario, lì provi il tiro, lì... Cioè, non sto dicendo che un giocatore deve farlo per forza, uno magari non se la sente. Ma da spettatore mi aspetto un Inter-Juve spettacolo. Mi aspetto un Real Madrid-Barcellona spettacolo, capito? Però Mario, perché non c'è stato spettacolo? Perché una delle due non ci ha provato? O perché proprio la partita non ti è piaciuta? Perché secondo me il calcio è cambiato e i giocatori sono cambiati per me. Cioè io mi ricordo, ma anche quando ero piccolo, mi ricordo Inter-Juve, oh mamma mia, cioè bam 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 bam. Oggi è tutto tattico, tutto, boh, non so, non mi ha fatto cioè, mi aspettavo molto più spettacolo, sono sincero. No, però ragazzi, il discorso che faccio io, Mario, è che certe partite, come tu ben sai, visto che ne ha giocate parecchie, c'è anche una buona dose di ansia, no? Di paura anche, no? Di sbagliare qualcosa. Evidentemente, magari... Ma, allora, ma che cazzo dici? Oh, ma io, ma a me questo discorso qua mi fa incazzare. Perché se hai paura, giochi... il campetto al campetto con gli amici, non giochi né nell'Inter né nella Juve, di che stai parlando? Dai, e non credo che ci siano giocatori, spero che abbiano paura di fare un Inter-Juve in Serie A, spero di no, perché non dovrebbero essere là. Allora scusami, di che stiamo parlando? A te, se ti metto in Inter-Juve devi cagarti addosso, ma mica un calciatore di Serie A. Sì, sì, però ripeto, io non l'ho mai giocato e non mai li giocherò, Mario, però chiedo a te, che magari tu non avevi paura, ci sarà stato qualche compagno tuo di squadra che magari andava più in ansia rispetto a una partita rispetto che un'altra, no? Giusto? Cioè, penso di sì, no? Dai, ragazzi, siamo umani, Mario, mo adesso non so se tu te lo ricordi o c'hai le sensazioni. A me fa incazzare, perché io quando ero piccolino, da piccolino ti dico 5-6 anni, io mi ricordo che guardavo la TV... Con tutto rispetto, non per guardare una squadra di metà classifica giocare con la penultima in classifica. Io guardavo la TV per guardare le prime due, il Milan, la Juve, l'Inter, guardare i giocatori più forti, guardare come si muovevano, perché volevo essere più forte di loro e invidiavo, tra virgolette, nel senso positivo, perché avevo 5 anni, grazie di invidia, però invidiavo il fatto che loro avevano la possibilità di giocare in quelle partite. Erano quelle partite che mi importavano, erano quelle che mi piacevano. Perché poi arrivi al tuo sogno e poi ti tiri indietro in quel momento? Cioè, mi fa incazzare a me sta roba qua, ti giuro.